Buongiorno, anzi, non propriamente buongiorno perché sono quasi le 2, 2 meno un quarto. Come vi avevo detto ieri nel Vlogmas, oggi avrei girato la morning routine Christmas Edition, edizione natalizia, diciamo così. E infatti, vedete, lo sto facendo. Ancora non ho finito perché appunto devo ancora fare la clip dell'outfit e basta. Mi è rimasta solo quella. Mi sono svegliata prestissimo per girarla, infatti, ma poi. Io non ho capito, no? Quando io decido di fare video, il tempo cambia, lunatico più di me quando ho il ciclo. Infatti, prima mentre mi truccavo è calata una tenebra assurda. Ha fatto quel quarto d'ora di temporale forte, ma forte, proprio sembrava, non lo so. Quando io giro i video, il tempo mi fa i dispetti, ovviamente. E questo in anteprima, perché credo che uscirà prima questo Vlogmas e poi questa Christmas Edition, la Morning Routine, perché. Ci vuole un sacco di editing, c'ho veramente tantissime clip, devo tagliuzzarle, mettere la musica, fare la parte parlata. Quindi ci vorranno ancora un paio di giorni, secondo me. Ho approfittato per truccarmi così perché verrete con me. Oddio. Guardate un po', gli avete dato un sacco di nomi, però continuate a scrivere che nome potremmo dare a questa simpaticissima signorina. Comunque io e mia cugina andremo in missione. Segreta naturalmente, a meno che i nostri ragazzi non vedano. Massi penso vedrà questo vlog, ma cercherò di non farglielo vedere. Andremo in missione segreta per comprare appunto i regali di Natale. E quindi sì. Hai qualcosa da dire ai nostri amici? Oddio, le zampettine. Ragazzi, ultimamente si gratta un sacco il muso. Non so come mai. Avete qualche consiglio da darmi? Prima di fare l'ultima clip, che poi tra l'altro è l'outfit con cui oggi uscirò con mia cugina. Mangio qualcosa perché sto letteralmente morendo di fame. Ho fatto colazione prestissimo, ho girato la clip e appunto ho fatto colazione. Ehi! Ehi! Ma che rumori fai? Ma che versi fai? Che sto andando, sono in ritardissimo perché mia cugina e mia zia sono qua da un quarto d'ora, però ho finito di fare tutta la Christmas Edition della Morning Routine. Speriamo che non mi sgridino. Sacco di vento. Spero di non aver dimenticato nulla. Ah, Sara mi ha fatto un regalo meraviglioso. Pensavo di star registrando, ma invece Sì, non mi stavo sono ho registrando. mancato Mi siete tutta la persi la mia reazione. reaction. Però mi ha fatto boccettona rosa, bellissima. Ma poi, guardate. Dopo un po' con la faccina e questa tinta di Astra che è meravigliosa perché l'ho vista su di lui e ho detto, ah, la voglio! La voglio subito quando la troverò, però non ci stava e me l'ha presa. Guardate, bellissimo. Mi sono appena attaccata con uno. Perché stavo prendendo. No, glielo sto raccontando allora. Perché stavo prendendo il parcheggio per zia. Sono scesa, ho detto, ah, state andando via, sì. Ok. E c'è arrivato uno con la macchina. E non me ce lo metto io. Ma scusa. E alla fine ci si è infilato questo nel parcheggio. E dietro c'era la macchina di zia. Proprio vergogna, Natale. Cioè, tanto i posti sono immensi. Guardate, è pieno di posti. La gente è egoista e quindi no, il posto è mio, il posto è mio. Io se fossi stata un'altra gliel'avrei lasciato. Cosa aspetti? Spendi i soldi per fare i regali. Comunque, oh mio Dio, ma che è sta cosa? Oh, credo di esserci già venuta qua comunque. Sapete? Dove siete? Stavo per andare addosso al palo. Salve! Sembra di stare in una mini Los Angeles perché ci stanno queste palme. Ma lo sapete che se non sbaglio. Lo sa. Ecco, proprio quello di cui stavo parlando. Se non sbaglio c'è il negozio della Lind. Wonderful. Che carino questo cespuglio a pallina. Direi che queste sono le mie due buste. E queste altre Ah, te l'ha sono regalato di questo. mia zia e Sara. Ci siamo regolate, direi. Ah, che meraviglia! Cioccolata calda! Subito! Ah, noi siamo qua. Si è andata a fare la fila. la mega fila, vedete, inizia da qua Asciutti i capelli dietro. uscendo, nonno. A me sono venuti bene all'inizio, però guarda, odio quando il ciuffo si stacca. Come va?
fanno male le mani. Te credo, con 10 milioni di buste. Comunque ci siamo prese, mia zia due cappuccino choc e lei un take away a portar via, perché lei vuole fare l'americana tipo Starbucks che la porta via. Io ho detto pure io, però poi ho detto come vlog se la piglio, quindi no. La Madonna. Beh, Natale la Madonna c'è sempre. Grazie. La missione segreta per i nostri fidanzati è andata a buon punto. Sì, a buon punto, è andata a buon fine. Io almeno avrò speso tipo più di 200 euro. Sì, è vero. E qua il buio cala. Sono tornata a casa finalmente, vi appoggio qua, sperando che si veda qualche cosa. Ho comprato un sacco di roba, però ho fatto i regali a Massi, a mio cognato e alla sua fidanzata, quindi a mia cognata, poi a mia suocera e a mia sorella, a mia mamma. Diciamo che l'ho fatti, mancano solo un paio di persone adesso, per cui tipo mio padre. Però adesso direi che siamo ad un ottimo punto per quanto riguarda i regali. Adesso mi metto a montare questo vlog, perché sapete che io il weekend vado da Massi, per cui non mi piace lavorare se posso stare con lui, no? Cioè sarebbe inutile, tipo vado a casa sua e intanto io lavoro, no, sto con lui, ne approfitto. Ho il rossetto per averlo da questa mattina, perché appunto mi sono truccata, erano tipo le 11 e qualche cosa, per averci bevuto la cioccolata, per averci pranzato prima che mia cugina venisse e per averci ovviamente bevuto l'acqua così normale e ovvio, ha resistito benissimo. Questa è della NYX, ve lo faccio vedere. Questa è la Liquid Suede numero, o comunque nella colorazione Cherry Skies. Vedete? Proprio, dove cavolo? Non so dove farvelo vedere, comunque sia. Questo qua. È andato via solamente un pochino al centro, ma ve l'ho detto, per tutto quello che ci ho fatto, mangiato, bevuto, è una bomba. Io direi che questo vlog può concludersi qua. La missione segreta per i regali di Natale è andata a buon fine, direi un'ottima fine. Noi ci vediamo domani e vi avviso già che martedì alle 14.30 uscirà il video finalmente della Morning Routine Christmas Edition. Qua c'è un brio che reclama mio papà, perché dovete sapere che lui è innamorato perso di mio padre. In realtà lui è il mio cane, ma è innamorato di mio padre, molto bene. Niente, con questa immagine fantastica di brio che non vi sentila per niente, ci vediamo domani.